Ehi, ciao Ale. Piano piano vedo i nomi arrivare, ma se volete salutatemi con un commento, mettete una manina così vedo chi c'è e ci salutiamo. Ciao Micaela. Aspetto solo. Ehi, ciao Patrizia. State tutti bene? Sì. Vabbè, Patrizia, noi ci siamo sentite prima, mi hai detto di sì. Marta, ciao. Ben trovata. Leo. Ciao Leo, state bene? Ciao Chiara. Ciao Elisa. Bene, bene, bene. Anita De Sipio, Mina D'Ambrogio, ok, si sta popolando un po' la diretta. Vai, cominciamo e poi chi perde l'inizio la riguarda, così non viene. Ciao Alice, ciao la Tati, ciao Lina, ciao, ok, poi vi saluto. Iliana Bellitto, ciao, eccola, quella che mi ha chiesto la diretta di oggi. Vai, cerchiamo di. Dai, cominciamo che c'è parecchia carne al fuoco. Allora, sembrano due argomenti poco, come si dice, triti e ritriti. In realtà, da dire ce ne sono, da dire c'è tanto, quindi cominciamo subito. Scusate che io sono ancora convalescente, credo, temo, dal virus, ma non mi hanno fatto il tampone e sono guarita, quindi bene così. Allora, la geometria dell'ovale, dicevo che oggi sono contenta di dedicare questa cosa anche ai principianti che magari hanno più difficoltà e provo a dirvi come ho risolto io un paio di queste due difficoltà. Uno è capire la forma di base del corsivo inglese che è l'ovale e l'altro è mantenere l'inclinazione. Partiamo dalla geometria dell'ovale. Allora, l'ovale è il perimetro, possiamo dire così, sì, il perimetro che passa intorno a due cerchi. Qui lo vedete molto, molto chiaramente. C'è un modo per costruirlo, è un modo geometrico proprio. Questi qua, vedete che sono 1, 2, scusate, 1, 2, 3 e 4. È come se fossero diviso in quattro parti, no? La prima è questa, la seconda è questa, eccetera. Quindi entra in gioco questo raggio. E l'altro raggio che entra in gioco è quello che va da questo punto qua a questo, perché se voi mettete il vostro compasso con la punta qua e lo fate girare così, vedete che questo è una parte del cerchio intorno a questo punto, a questo centro. Quindi il raggio, l'altro raggio che dobbiamo usare è questo. È come se qua ci fosse un ovale molto più grande. Idem lo faccio dall'altra parte e ricavo questa sezione dell'altro cerchio. Quando questa sezione di cerchio più grande arriva a intercettare il perimetro del cerchio piccolino superiore,
diventa tutt'uno e abbiamo il nostro apice alto e il nostro apice basso. Ok? Questo qui è l'asse maggiore e questo è l'asse minore del mio ovale. Se poi andate su YouTube, ci sono dei bellissimi video fatti per, credo, i ragazzi delle superiori, delle medie delle superiori, ma ci sono dei professori che fanno queste mini lezioni di geometria e vi fanno proprio vedere disegnato con il compasso la matita e vi spiegano tutto quanto. A noi interessa capire che l'apice alto e l'apice basso del nostro ovale non sono appuntiti, ma sono una parte di un cerchio, quindi deve essere una bella curva morbida. Se mantenete questa morbidezza e non lo appuntite troppo, mantiene la grazia della forma. Che cosa succede quando io prendo questo ovale e tric, gli do una inclinazione? Allora, aspettate che passo. Opla. Da questa parte. Allora, cambiamo l'inquadratura. Io mi sono preparata tutti questi schemi prima perché altrimenti disegnarli con voi sarebbe durato, ci avrei messo troppo tempo. Allora, se io mantengo, prima guardiamo questa. Se io mantengo l'asse maggiore del mio ovale sulla perpendicolare alla linea di base della mia scrittura, avrò un angolo di 90 gradi, ok? Prendo questo asse e lo inclino a 55 gradi dalla linea di base, che è il mio zero. Che cosa significa? Guardate qua, applicato al nostro ovale. È che io avrò la mia linea che passa intorno ai due cerchi, che avrà l'apice alto qui e l'apice basso qua. In realtà, aspettate, provo ad allontanare. Ok, così vediamo se riesco. In realtà non state stravolgendo la forma, eh? Non la state. È sempre quella forma là, questa qua, però ho preso quest'asse e l'ho inclinato. E diventa questa. Io qui sono stata, aspettate, cerchiamo di, ups, perdono. Sono stata un po' leggera con la matita, però li vedete i due cerchi? Uno è questo, le mie capacità di disegnare sono veramente al limite, cioè all'osso. Ok, quando traccio questa linea con il pennino. Sappiamo tutti che partendo dall'alto verso il basso farò pressione e vuol dire che in questa parte qua il mio pennino si apre e lascerà una traccia di inchiostro più larga. Faccio chiudere i rebbi e faccio il cambio di direzione, faccio la parte l'apice basso del mio ovale e risalgo con i rebbi chiusi, quindi produco un tratto fine. Fatemi, immagino che non ci siano domande fino a qua, se c'è qualcosa di poco chiaro, in realtà geometricamente non è non è che sono capace di spiegarvi altro, anche perché non c'è granché da spiegare. Vorrei però prendere adesso questa costruzione e vedere qualcosa in più rispetto alla forma dell'ovale e l'ombra, cosa che poi ci porterà anche a parlare di come mantenere la nostra inclinazione. Ok, allora se abbiamo capito la nostra forma base, adesso andiamo a vedere da dove viene l'ombra. E poi parliamo di perché le lettere sono inclinate. Così avremo
Abbiamo anche meglio una situazione di come mantenere l'inclinazione. Allora, questa cosa qua io l'ho prodotta accoppiando due matite, un esercizio che si fa in tutte le scritture, gli stili a punta tronca. È molto utile perché si vede proprio il diagramma di che cosa produce un pennino di questo tipo. Ok? Quando io uso il pennino, io qui ho fatto un ovale, la O di una cancelleresca. Non sono sicura di aver mantenuto i 45 gradi come dovrebbe essere, ma abbiate pazienza. Allora, quando io uso il pennino da qui in giù, perché questo è il mio primo tratto, in questo senso produrrò la parte più sottile. Mano a mano che scendo, vedete che sto usando la parte più larga per andare a fare il cambio di direzione. Larga, larga, larga. Poi quando cambio direzione ritorno a usare la parte sottile perché lo uso di taglio. Poi stacco il pennino, vado su, riprendo il mio tratto, giro e vado a ricongiungermi con il tratto che avevo lasciato, quindi qui produco la parte più spessa e qui la parte più fina. Qui ve l'ho fatto vedere, ve l'ho disegnato con l'inchiostro e usando questo pennino qua. Ho mantenuto le proporzioni della cancelleresca che hanno 5 corpi pennino di altezza. E qui lo vedete molto molto bene. Aspettate che cerco di andare un pochino più vicino, così lo vedete. Ok. Vedete la parte piena del segno che ho lasciato e la parte quando ho usato il pennino di taglio, com'è fina rispetto al resto. Guardate. E questo qua invece, aspettate, questo minuscolino è fatto con questa punta qua, che, opla, voi la vedete molto male, ma vi assicuro che è un mini pennino a punta tronca, lo vedete anche dal segno che ha lasciato. Questo che cosa ci porta a dire? Che mano a mano che la cancelleresca è stata utilizzata, e il nome cancelleresca deriva proprio dal fatto che la scrittura era la scrittura che è stata adottata per redigere i documenti delle cancellerie in Italia e poi dall'Italia si è trasferita, insomma, in tutta Europa e nel mondo intero. Avevano bisogno chi faceva questo tipo di lavoro aveva bisogno di andare in velocità per produrre quanti più documenti possibili. E per andare in velocità, voi sapete che una delle cose, aspettate che alzo di nuovo, ok, mettiamo a fuoco, una delle cose che che aiutano ad andare in velocità è non rispettare esattamente la scrittura dritta e soprattutto non rispettare le alzate di pennino. Che cosa intendo? Perdonatemi, tutte le scritture degli amanuensi che si erano fatte fino a quel momento sui manoscritti, sulle copie delle Bibbie, eccetera, sui documenti, imponevano una certa lentezza, proprio perché se io faccio una lettera, poi alzo il pennino, poi per fare la successiva magari ci metto, che ne so, tre tratti e devo alzare il pennino due o tre volte. Capite che il tempo necessario è tanto di più. Loro che cosa hanno fatto? Hanno cominciato intanto a non stare più dritti, nel senso non rispettare più 90 gradi, ma spostarsi
si sono inclinati un pochino. E se voi inclinate, guardate il movimento naturale della mano, che cosa fa? Non vi fa fare questo, ma vi fa fare questo. Lo vedete? Se voi fate quello più naturale che potete fare è questa cosa qua. Non è questa. Provateci anche a casa da soli e vedrete che se voi tenete fermo il vostro avambraccio, il movimento naturale che vi viene è questo. Quindi piano piano, piano piano hanno cominciato a inclinarlo, tant'è vero che la cancelleresca ha un angolo di solito dai 5 ai 10 gradi, che è poco, però è già stato un inizio. Poi che cosa è successo? Che hanno cominciato a fare le punte delle penne d'oca molto più piccole di quanto fossero prima, perché probabilmente dovevano produrre dei documenti con un corpo lettera molto piccolo, oppure a qualcuno era piaciuto. Adesso io questo aspetto non l'ho mai approfondito. E, stavo guardando mentre vi parlo se avevo, ma non ce l'ho, una foto di qualche manuale dove spiegano come tagliare la penna d'oca. Però diciamo che questo qui è un pennino che vi dà abbastanza l'idea, riuscite a vederlo quanto è piccolo, ma non ha la punta esattamente a punta, come dire, è comunque un pochino tronco. Lo vedete? Questo tra l'altro è un pennino italiano, se non mi ricordo male è Locati 1250, sì, Locati 1250, e si usava per fare le scritture, la rotonda italiana, tutte queste cose qua, ma ci facevano anche il corsivo inglese. Diciamo che questo come forma ricorda abbastanza la punta di una penna d'oca tagliata fine. Voglio farvi vedere che cosa è successo quando hanno cominciato a usare i pennini piccoli. Loro erano abituati a fare prima questo tratto e poi quest'altro. E scendendo da questa parte, visto che non usavano una penna, un pennino come quelli che usiamo noi, che sono super appuntiti, tipo questo qua, per intenderci, ok? Usavano sempre un pennino tipo questo qua piccolino che vi ho fatto vedere, che comunque lasciava un tratto un po' più generoso, no? Dove usavano il pennino dalla parte larga. E anche quando sono andati ad usare le penne d'oca tagliate molto piccole, scendendo da questa parte, in questo punto qua, qui, producevano l'ombra più grande. Quindi i primi esempi di round end, come lo chiamavano, li potreste vedere anche con l'ombra fatta così, e quest'ombra ce l'avete solo se ripartite da qui. Quindi fate prima questo tratto, poi ripartite da qui, fate una piccola ombra qui e andate a chiudere. Quando hanno avuto bisogno di andare ancora più veloci, hanno cominciato a collegare le lettere. Le connessioni tra le lettere, quelle che conosciamo noi oggi del corsivo inglese, non erano mai, non erano una consuetudine, ok? Con la cancelleresca sono entrate a tutti gli effetti nell'abitudine di scrittura e nello stile calligrafico. Se voi prendete la operina, ci sono già dei bellissimi esempi di legatura, nonostante la cancelleresca dell'operina abbia delle forme tanto tradizionali, nel senso lo vedete proprio che è fatta da qualcuno che aveva studiato canonicamente, però cominciavano ad attaccare le lettere e lì, da lì piano piano si è trasformata in quello che conosciamo noi. Adesso aspettate che
Non mi sono fatta una stampa, vabbè, lo vediamo. Quello che facciamo noi quando ci prepariamo l'uscita dalla O, l'uscita dalla B, l'uscita dalla V, del corsivo inglese, non è altro che la trasformazione di quest'ombra qua. Questo però è un altro discorso, quindi torniamo un attimino, al nostro vale. Adesso io qua mi ero coperta, opla, ok, il nostro vale di base, e che è questo qui, l'ho fatto come lo farei oggi con un pennino a punta fine, che non è questo, scusate, con un penholder obliquo, il pennino a punta fine. Sono partita da qua, ho continuato a tracciare il mio vale e sono andata a chiudere, ok. E qui, se dovessi finire, metterei un pochino di ombra e andrei ad uscire dalla lettera. Spero che sia sempre chiara la geometria, che qua dentro ci sono i miei due cerchi. Ok? Ok, allora, adesso che abbiamo fatto questa parte sulla struttura dell'ovale e le sue ombre, eccetera, eccetera, ditemi se c'è qualcosa che non è chiaro, ma immagino che sia tutto abbastanza chiaro per tutti. Allora, non vedo arrivare messaggi, quindi a posto così. Cominciamo a parlare invece della inclinazione, che può essere, diciamo che ci sono tre cose che vi possono fregare nel mantenere l'inclinazione, almeno con me è stato così. Poi magari ditemi se qualcuno di voi ha avuto un'esperienza diversa. Allora, la prima è aggiustare bene il foglio davanti a voi. Questa qui che vedete, che ho cercato di schematizzarvi, è la situazione tradizionale, che si cerca di mantenere. Ok? Poi tutti lo sappiamo, i piedi, le gambe non accavallate, la schiena dritta, eccetera. L'importante è che sia una posizione che vi lascia libero il peso sui gomiti. Ok? Quindi dovete lavorare tanto con gli addominali, con i dorsali, e lasciare qui, qui, qui e qui ben libero, nel senso che vi appoggerete, ma è un appoggiarsi che non è un mettere il peso, è un appoggiarsi che vi lascia libero il polso e la mano. Questa qui è la situazione, vi dicevo, più tradizionale, dove inclino il foglio fino ad avere la linea guida dell'inclinazione che devo tenere di fronte a me. E questo significa che vi faccio vedere con, oh là, un foglio. Allora, io in questo momento sono perpendicolare al foglio che vedete, quindi ho il mio corpo messo così e davanti c'è il mio foglio. Se voglio scrivere bene, prendo questo foglio, lo giro, metto la mano, non deve essere per forza trick, perpendicolare a me. E questa è una cosa molto importante. Mettete la mano sul foglio, nel punto dove state comodi a lavorare. Ok? Per me, per esempio, è questa. Vedete com'è il pennino? Che non lavora bene sul foglio. Aspettate che voglio farvelo vedere. Allora. Ok.
Io voglio trovare la situazione in cui il mio pennino, nel punto dove io sono comoda a scrivere, quindi adatto il foglio alla mia posizione di scrittura comoda, la posizione, vi dicevo, in cui il pennino, se io parto e apro facendo pressione, si apre bene. Senza nessuna frizione eccessiva. Ok? Per farvi capire che cosa intendo, vi ho fatto un mini schema, sempre con le mie capacità inesistenti. Ok. Qui vi ho disegnato una cannuccia dritta, il pennino infilato in una cannuccia dritta, ma lo stesso concetto funziona se io avessi il pennino, come in questo caso che vi sto facendo vedere, quando ho il pennino infilato nella cannuccia con la flange obliqua. Il punto è che devo aggiustarmi il foglio fino a che il mio pennino lavora così. Se io lo faccio lavorare così, perché voglio per forza tenermi il foglio con la linea base così davanti, come scriverei se facessi la lista della spesa, e vado a usarlo così. Io non so se sentite il rumore che fa il pennino. Non lo sentite. È veramente molto brutto, lo sto usando male. Ora, in particolare questo che ho montato, lo Zebra G, è un pennino resistente, quindi ci metterò un po' a deformarlo, ma credetemi, con i pennini, soprattutto i vintage, che sono più delicati, più flessibili, se lavorate in questo modo, vi mangiate il pennino in 3 giorni. Inoltre, se voi lavorate in questo modo, oltre a non lavorare male con il metallo del pennino, adesso vi faccio vedere una cosa presa da un manuale americano e vorrei che guardaste in particolare lo schema 4. Quando lavorate con il pennino ben in asse con la linea di inclinazione dove voi andrete a fare il tratto largo, il tratto in ombra, le punte del vostro pennino costituiscono praticamente il binario entro il quale lasciate cadere l'inchiostro. Se lavorate così, la vostra linea sulla carta sarà molto netta e ben definita e sarà molto bella. Se invece lavorate in quest'altro modo, capiterà che siccome le punte si muovono, come posso dirvi, c'è un piccolo ritardo tra le due perché voi state spingendole in modo disomogeneo. Non le fate aprire così e poi richiudere. Le state facendo aprire e lavorate in questo modo qua. Quindi è come se una fosse più sforzata dell'altra, ok? E spesso capita che il vostro binario avrà l'inchiostro un pochino frastagliato ai bordi, proprio perché le punte non lavorano bene insieme, non lavorano simultaneamente, c'è un piccolo ritardo tra una e l'altra e questa cosa qua compromette la definizione della vostra linea. Quindi, tornando al nostro come risolvere il problema dell'inclinazione. La prima cosa, aggiusto l'angolo del foglio non per forza a me, ma alla posizione del pennino. Significa che mi metto, aspettate che allargo di nuovo la camera così vi faccio vedere, alziamo qua, mi metto comoda nella mia posizione e poi vado a cercare, opla, il punto dove l'inclinazione che devo seguire è in asse con il mio pennino.
Questo vi consentirà di stare comodissime voi, di non sforzare nessun nervo, nessun tendine, le spalle, la schiena, eccetera, eccetera, e di vedere i risultati soprattutto in quello che scrivete, perché la qualità della scrittura, quando usate bene il pennino, si vede. E questo è il primo consiglio che mi sento di dare, perché a me ha aiutato tanto. Il secondo. Se state usando una cannuccia con la flange obliqua, avete inserito il pennino nel modo corretto? Questa cosa la dico per chi è più agli inizi della pratica del corsivo inglese, perché a volte ci si trova magari scomode, soprattutto non con questi qua, ma con... aspettate che ne ho uno e vi faccio vedere. Se all'inizio non avete speso soldi perché giustamente uno vede come va, eccetera, avete comperato una di queste flange, ho visto gente che usava, aspettate che cerco un pennino così vi faccio vedere, lo metteva così. Ora, adesso non so se riuscite a vedere quanto è storto, è infilato storto questo pennino, forse lo vedete meglio così. Il pennino deve essere in modo che la parte concava è completamente sotto il pennino quando lo uso. Quando usate questo tipo di flangia, ovviamente è più facile inserirlo perché, trick, vi faccio vedere, questa flangia è preformata e quindi avete proprio l'invito, non potete sbagliarvi. Siccome il vostro pennino, anche lui, è semicircolare, c'è un solo modo di inserirlo che è quello giusto. Quindi ve la trovate già pronta. Quindi se state usando questa, mi sento di dirvi attenzione a usare il pennino montato nel modo corretto, perché anche questo può portarvi a non capire perché state sbagliando. Controllatelo, magari non è quello, però controllatelo. L'ultima cosa che a me ha aiutato, opla, è stato capire che io davanti a me ho più o meno 15 centimetri, più o meno, 15 centimetri in cui io scrivo bene. È quello che gli americani chiamano il punto dolce, lo sweet spot. Nel vostro posto dove scrivete bene, produrrete delle belle lettere e riuscirete a mantenere l'inclinazione. Vi faccio vedere una cosa. Diciamo che io comincio a scrivere da qua e siccome sono pigrissima, non mi va di spostare il foglio, continuo, 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 arrivo alla fine del foglio e sto usando dei muscoli che non sono gli stessi di quelli che usavo qua, perché ho allargato il mio gomito e la mia spalla. L'articolazione della spalla, se io vado a scrivere qua in fondo, è molto più aperta. E qui, se io non ho pratica nel braccio e non sono abbastanza esperta, l'inclinazione non la tengo nemmeno morta. Questo di spostare il... Prendete sto cacchio di foglio e spostatevelo. Se state scrivendo qua e arrivate qui, prendete il foglio e vi rimettete qui dove siete comode. Non fate che andate boom, a 1 chilometro di distanza. Guardate quanto cambia anche la posizione se io scrivo qui, vedete che ho il polso bello girato. Vado lì e per forza, se dovessi tenere, non lo so, è veramente molto strano. Voi non mi state vedendo nelle spalle, ma se provate a farlo e andate in fondo a un foglio A4,
Vi accorgete di quanto difficile controllare il pennino quando siete in fondo alla riga? Provateci, provateci e mi saprete dire e vedrete che è così purtroppo. Quindi ricordatevi di spostare il foglio e di scrivere nel punto dove scrivete bene. Sono 10 o 15 centimetri davanti a voi. Punto. Non ci sono scorciatoie, non esiste nient'altro, a meno che voi non stiate facendo uno stile diverso dal corsivo inglese, e allora potete lavorare con il gomito alzato e andare a scrivere anche, che ne so, dalla cameretta al tavolo della cucina, no? Questo qui è l'ultima cosa che mi sento di dirvi di controllare per correggere la faccenda dell'inclinazione, e poi tutto il resto purtroppo è pratica, è provare, riprovare, correggersi. Non vengono tutte le cose naturali, ok? Io spero che qualcosa di quello che vi ho detto oggi magari vi faccia scattare qualcosa e che vi aiuti, ma non vi abbattete se le cose non escono subito. L'ultima cosa, poi volevo fare una C e una E per Iliana. Aspettate che vedo. Sara. Mamma mia, quanto avete. Oh, no, non vi ho seguito. Nain, nain. Sì, spostate il foglio, spostate il foglio. Ve lo dicono delle persone, guardate anche i commenti, sì, che scrivono da più tempo. Quindi spostate assolutamente il foglio. Una cosa che volevo farvi vedere prima di fare le C e le E per Iliana, ti chiami? Credo, spero di ricordarmi bene il nome, perdonami se sto facendo. Iliana, sì, me lo ricordo. Bene, allora vi faccio vedere queste cose bellissime, dove vedete che usavano, giusto per farvi, sempre perché siamo un pochino più nerd in questi giorni del solito, abbiamo più tempo per andare a vedere anche tutti questi discorsi, per farvi vedere che usavano come erano le forme delle lettere, del rounded. Questi qua sono presi da una collezione inglese, sono del 1750 e sono al British Museum. Sono degli inviti per dei ricevimenti, per delle feste private, ed erano scritte a mano. E qui lo vedete tanto bene, adesso vi avvicino un pochino la camera così vedete. Guardate, in questa A si vede super bene, guardate la forma dell'ombra, quanto è scesa e dov'è il tratto più fine. E guardate dov'è ancora l'ombra, questa qui viene proprio dalla A dell'italico, no? Era fatto ancora come l'italico. Da questa forma qua poi è derivato quello che noi conosciamo oggi come Italian End, che è fatto proprio con il triangolino sopra. Minuscolo, insomma, ci sono varie caratteristiche, però vi invito a iniziare anche a, magari questa è una cosa che interesserà di più quelli che scrivono da un pochino più di tempo, è super interessante andare a vedere le forme. Questo qui è un misto tra quello che conosciamo noi oggi del corsivo inglese e l'italico o la cancelleresca, però per esempio questa connessione tra la A e la N è già molto del corsivo inglese, ma il tratto che ha lasciato questo pennino o questa penna d'oca, immagino fosse scritto forse a penna d'oca per l'anno che è caratteristico di una penna tagliata fine con il pennino. La punta mini tronca, per intenderci. Vi faccio vedere un altro. Qui siamo fine del 1780, le date sono qui, vedete? Un pochino più avanti, una trentina d'anni dopo.
E anche qui ancora c'erano delle forme un pochino con le ombre abbassate, però già molto più fini, quindi qualcosa di diverso, però super interessante andare a vedere come è cambiato e i segni, i tratti che lasciavano i vari strumenti. Per rispondere a mio fratello che si intromette nelle dirette, che mi dice che si sente poco, lo so. Però ho mille fili intorno e non potevo aggiungerci anche quello del microfono. Perdonatemi, cercherò di essere più brava la prossima volta e collegherò anche il microfono. Cerco di. Allora, adesso invece per Iliana ritorno un attimo con la visuale un po' più larga. Ci facciamo le nostre linee. Nel frattempo che io mi disegno le linee guida, se riesco. Ditemi nei commenti se qualcuno. Meno male, grazie Micaela. Se qualcuno ha delle domande, dei commenti, sa delle cose diverse, visto che ci sono delle persone che scrivono da tempo collegate, mi piacerebbe anche sentire. Magari se potete aggiungere qualcosa per i principianti che hanno difficoltà con l'inclinazione, questa cosa qua, no? Non è. Io vi ho detto quello che ha aiutato me, mi ha aiutato concentrarmi su quei punti che vi ho detto, quindi capire che l'inclinazione del foglio rispetto a me non era rispetto a me, ma cioè non era rispetto al mio tronco, ma era rispetto alla posizione della mia mano, capire che dovevo spostare il foglio e dove erano i miei 10-15 centimetri di posizione comoda e montare bene la flangia. A me ha aiutato anche un'altra cosa, imparare a cambiare leggermente l'inclinazione della flangia. Queste flange qua, se non sono fatte in un ottone troppo spesso, riuscite a spostarle anche a mano, quindi prendete il vostro holder, aspettate che ve lo metto così, dovreste vederlo, no, è troppo oblà. Ok, la prendete ben salda e adesso ve lo faccio vedere un pochino esagerato. Se io lo piego, lei si sposta e se lo tiro su, vedete che è cambiata l'inclinazione della flangia. Cambiare questa inclinazione vi fa lavorare, dipende da come prendete il pennino, ma vi cambia il modo di lavorare con il pennino. Quindi cercate di aggiustare anche questo angolo, che sicuramente un pochino incide. Allora, adesso torniamo, faccio le mie linee. Ah, un'altra cosa che mi sento di dire è che io, boh, sarò tonta, però all'inizio, ma anche adesso, ho sempre avuto molto bisogno di vedere le linee guida. Che cosa intendo? Io vedo un sacco di principianti che, come dire, prendono un foglio e iniziano a scrivere un po' alla viva il parroco. E francamente questa cosa non appartiene alla calligrafia. La calligrafia è una cosa precisa, non. Se non la state facendo in modo preciso e non usate gli strumenti che servono per impararla bene, state facendo un'altra cosa, che va benissimo, però allora non la chiamate calligrafia. Almeno questo è il mio modo di vedere. Poi, siccome non siamo tutti uguali, va benissimo anche chi la fa in altro modo. Però io, visto che siamo qua, vi dico come la vedo io. Perciò usate le inclinazioni perché sono importanti. Ah, una cosa interessante, aspettate, perché ho finalmente le voci. Micaela, ho imparato anche a ruotare leggermente la sedia rispetto al tavolo. Sì,
Perché un altro dei modi, brava Micaela, un altro dei modi in cui si lavora è tenendo il foglio più, adesso non credo di riuscire a farvelo vedere, però questa cosa qui che ha scritto Micaela è interessante, perché è un altro dei modi, aspettate, provo a fare una cosa poco ortodossa, ma per farvi capire. Allora, vedete dove sono seduta io? Perfetto. Allora, in pratica Micaela dice che guardate come si siede, tiene più braccio qui e vedete che anche se io sto usando il più o meno così, no, Micaela, ho capito bene che intendevi questo. In ogni caso, guardate la posizione, non guardate la posizione del mio corpo, della sedia, guardate come finisce che scrivete con il pennino bello allineato. In asse con l'inclinazione. L'importante è quello, che voi stiate seduti così rispetto alla scrivania o così. L'importante è che troviate quel punto dove state comodi voi seduti e il vostro pennino lavora aprendosi sull'asse dell'inclinazione. Quindi questa che diceva Micaela è un'altra delle posizioni possibili per aggiustarsi la posizione. Dove si possono trovare quelle guide di plastica? Allora, questo qui io questo qui intendi, si chiama 21 Lines, lo trovi su internet, sono dei ragazzi credo thailandesi o comunque in Asia stanno e li compri online. Però avevo visto un'altra cosa interessante. Alexandra Spiniello, ciao Alexandra, intanto che non ti ho salutato prima. Allora, trovare l'altezza del piano di lavoro rispetto allo stomaco è stato per me illuminante, ma questo in generale rispetto alla scrittura. Esatto, io addirittura hai fatto bene a dirlo, Alexandra. Io mi accorgo che se faccio corsivo inglese sto ad una certa altezza. Se faccio per esempio italico o altre corsivo inglese e spensierian, tutte e due alla stessa altezza, ma l'italico quando uso la punta tronca devo per forza cambiare altezza. Quindi sì, aggiustarsi anche l'altezza rispetto alla scrivania è importante. Voglio sentire un consiglio per i bassi come me: se il tavolo è alto, mettere un sì, assolutamente. Metti un cuscino, Alice. Metti un cuscino, se non hai una di quelle sedie che ti consentono di regolare l'altezza, insomma. Sì, grazie. Sì, esatto, Micaela. Hai più appoggio del braccio proprio perché ti tieni a lato della scrivania. E magari alcuni giorni può aiutare, perché non è che tutti i giorni abbiamo la stessa forza nella schiena, negli addominali, eccetera. È normale. Cristina, vuoi sapere a che inclinazione era lo strumento a 55? Adesso te lo avvicino. Allora, 0, 40, 50. 55. Questo coso qua non vi posso dire, cioè questo strumento qua io non riesco a dirvi purtroppo di che marca è, perché l'ho trovato da Vertecchia Roma, si fissa, c'ha la sua rotellina che lo molla ed è non siamo più stati in grado di trovarlo. Vi dico che abbiamo fatto una ricerca anche con la classe di Napoli dei principianti del corsivo inglese e dell'anno scorso. Vittoria, se ci sei, confermami, tu sei testimone che abbiamo cercato per Mario e per Monti, ma non siamo riusciti a trovarlo e non c'è scritto sopra la marca. Non c'è proprio assolutamente niente e non mi spiace tantissimo non riuscire a darvi una mano. Aspettate che ho chiuso in trappola il gatto e lo faccio uscire un attimo e torno. Aspettate. Allora. Ecco, gatto libero.
Ok, allora adesso andiamo velocemente a fare giusto una dimostrazione della mia C e della mia E, ma lo faccio più per completare la cosa. Ne troverete mille di dimostrazioni. Voglio solo spiegare un'ultima cosa con la lettera davanti al naso fatta. Allora, la faccio sull'asse così per i principianti è più facile capire lo schema. Io parto da qui di solito a tracciare le mie lettere. E la E. La E sapete che potete farla in due tratti oppure in uno. Io lo faccio in uno per praticità. Ok. Allora, quello che volevo farvi vedere è che in realtà la mia lettera si potrebbe chiudere qua. Perché il mio vale è questo. Idem la E. Ok, fatto un po' male. Il mio vale è quello. Quando passate per l'apice basso, smettete di pensare alla lettera e pensate a quella dopo e allargatevi leggermente. No, non è questo qui che deve essere un ovale, ok? Qui l'ovale di base della lettera lo state abbandonando in questo punto qua. Da qui in poi non è più questo ovale, è semplicemente un tratto di connessione che mi porta verso la lettera successiva. La stessa cosa quando fate la E. Non è, aspettate che cerco di. Ok, dovremmo esserci. Più o meno nell'apice sotto, appena dopo, in realtà, abbandono la traiettoria dell'ovale a cui appartiene la mia lettera e mi allargo per andare verso la lettera successiva. Non devo fare una cosa troppo larga perché altrimenti lo spazio con la lettera successiva sarebbe esagerato, eh? Però certamente questo tratto qua ad un certo punto non è più l'ovale della mia lettera, è un'altra cosa. Ho abbandonato quella traiettoria, vedete? Più o meno in questo punto abbandono il mio ovale e mi preparo, vado a collegarmi alla lettera successiva. Capire questo, è un'altra cosa secondo me fondamentale per poi riuscire a scrivere in modo, consistente, che vuol dire avere ritmo, le spaziature tra le lettere, fatte bene, sempre regolari, tutte queste cose qua. Ok, Benedetta. Ci ha messo nei commenti il link del goniometro d'acciaio che, se non mi ricordo male, costicchia un po', però è uno strumento che sicuramente vale la pena di avere se uno vuole investire un pochino di soldi perché dura un'esagerazione di tempo se proprio non lo fate cadere per terra e non vi si rompe ed è super utile. Quello che mi sento magari di dirvi è non prendete quelli lunghi 60, perché a meno che non abbiate un tavolo da disegnatore che ha uno spazio adeguato nel piano di lavoro, ma se state lavorando su una scrivania, verosimilmente avrete, non so, uno spazio di 50x50 libero per scrivere più o meno, 60x60, quindi prendete degli strumenti che riuscite a gestire nella vostra area di lavoro, non esagerate, ecco. Boh, questo credo che sia tutto per
la diretta di oggi. Spero di essere stata sufficientemente chiara e di avervi dato una mano. Una cosa che volevo chiedervi è, siccome chiacchierando con una persona questa settimana è venuta fuori la differenza tra il Copperplate e l'Engrosser, se vi va, tra qualche giorno, adesso vediamo quando, diciamo impegni permettendo, perché per fortuna, devo dire, io in questo periodo mi sono fermata poco, con le mie commissioni. Però mi piacerebbe fare una diretta non lunghissima per discutere e spiegarvi, insomma, le basi, la differenza di base tra il corsivo inglese e l'Engrosser, in modo da magari dare un minimo di nozioni per quelli che sono un pochino meno esperti. Per riuscire a capire se stanno vedendo una scritta fatta in Engrosser o una scritta fatta in Copperplate, queste cose qua. C'è parecchia confusione, quindi se vi interessa, vediamo con i soliti esempi storici, un pochino da nerd, però credo che sia una delle strade migliori da percorrere, farsi aiutare dalla storia e da chi è venuto prima di noi. Vi tiro fuori dei begli esempi storici e proviamo a capire, iniziare a capire la differenza tra il Copperplate e l'Engrosser. Bene, niente, se non avete domande, io direi di salutarci. Corro a vedere la diretta di Laura Cortinovi, che faceva una diretta sull'acquerello, sapete il suo account Instagram, I colori di Laura. Siccome lei è bravissima e mi piace da morire, vado e me la vado a gustare, tutta quanta, così magari chissà che non imparo qualcosa, magari anche a disegnare, chissà. E niente ragazze, poi vi metto l'avviso su quando riesco a fare questa diretta per iniziare a capire le differenze tra Copperplate e l'Engrosser, ok? E vi dico bene il giorno. Grazie a voi, grazie della compagnia, grazie di essere stati in diretta, eccetera. Iliana, spero di averti aiutato e di aver aiutato un pochino anche gli altri che scrivono da meno tempo di noi, e se hai difficoltà e ti serve una mano, io credo che come me tante altre persone che scrivono da più tempo sono tutte a disposizione. Quindi, come diceva il buon Andrea Carrera 2 anni fa, no, scusate, non era Andrea Carrera, era Nicolò, non fatevi problemi e stalkerizzate quelli che scrivono da più tempo di voi. Scrivete, fate domande, non abbiate paura di diventare degli stalker, che vedrete che troverete un sacco di porte aperte, sono tutti super, super disponibili. Ok, Lucia Guarino ha perso l'inizio e adesso che io chiudo la diretta, questo video qua, tutto quanto, rimane salvato sulla pagina, sulla mia pagina, e quindi basta che vai e te lo rivedi quando vuoi, anche tra un mese. Ok, ragazze, io adesso clicco su termine al video in diretta e vado a vedermi la diretta della Laura Cortinovi. E niente, passate una bella domenica, esercitatevi, studiate tanto e ci vediamo i prossimi giorni. Ok, Paolo, io non sono una ragazza. E non avevo dubbi, visto che ti hanno chiamato Paolo, e grazie a te, Patrizia. Ok, alla prossima, vi faccio sapere quando. Ciao, ciao a tutti, buona domenica e state al sicuro. Ciao, ciao. Sì, vado. Se termini questo video potrò.